Oh Marco, doppietta no, forse un po' meno aggressivo, o forse ha sistemato lui alcune cose che gli mancavano, Max. Di fatto il passo di gara è stato più veloce in gara 2, quindi lui è cresciuto e ha usato una tattica diversa, perché all'inizio non era molto veloce apposta, non mi aspettavo. Mi ha fatto andare davanti a me, ho provato a fare il mio ritmo, quando ho visto che non riuscivo ad andare via ho capito che scherzavo. Quindi alla fine ho cercato di stare davanti, perché sapevo che sarebbe stato più duro ripassarlo. Faticavo un po' a uscire dalle curve lente, quindi dovevo sempre frenare a tutta per recuperare quei metri che perdevo. Passarlo voleva dire guadagnarne ulteriormente altri e non ce l'ho fatta. Ho fatto il possibile l'ultimo giro, ma non ho sbagliato niente, quindi 1-1, palla al centro. Però non è che non eri a posto, tu stavi bene? Sì, sei... eravamo abbastanza forti, sicuro. Sappiamo diciamo che cosa dobbiamo migliorare nella nostra moto e non sarà una cosa da fare diciamo in un paio di gare, stiamo lavorando un po' per il prossimo anno. Quindi per Silverstone? Silverstone è una pista molto veloce, quindi questo mi dà una buona carica, perché qua nelle curve veloci eravamo molto competitivi e Silverstone è veloce e speriamo che il tempo ci aiuti. Magari sarai veloce anche tu. Speriamo. Grazie Marco. Ciao.